Salve a tutti, carissimi horror maniaci, io sono Sebastiano e questo è Horror Box. Prima di iniziare con il video sono felice di poter annunciare la nascita del canale Twitch di Horror Box. Horror Box Twitch. Mazza che fantasia poi. Come già comunicato, sarà un modo per avere un rapporto più diretto con tutti voi. Nelle live avremo il ritorno di Posta da Brivido, quindi la vostra domanda e la mia risposta saranno in presa diretta. Inoltre ci saranno discussioni su varie news, live reaction, chiacchierate con altra gente e perché no, anche qualche gameplay. Vi invito a seguire il canale tramite il link che troverete in descrizione. Facciamo partire una settimana corposa a livello di contenuto con la recensione di Omen, l'origine del presagio. Horror sovrannaturale del 2024 diretto da Arkasha Stevenson. Prequel del film Omen il presagio del 1976 diretto da Richard Donner, di cui vi ho parlato recentemente tramite un riassuntone. Non nutrivo aspettative per questo film, ma una volta iniziato mi sono sentito subito parecchio ottimista. Questo 2024 non era partito benissimo con i film horror. Tra Night Swim e Imaginary stavo già perdendo le speranze. Ma fortunatamente Omen, l'origine del presagio, si è rivelato un film degno del nome che porta. Però come sempre andiamo con ordine. Nella prima parte di questo video la recensione sarà priva di spoiler, mentre nella seconda andrò ad analizzare tutto molto più nel dettaglio. Ma tranquilli perché sarete avvertiti in anticipo. E quindi, senza perdere altro tempo, vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Chiunque voglia sostenere il mio lavoro qui su YouTube può farlo tramite i super grazie in basso a destra. E detto questo, iniziamo! Questo film, entrato in produzione nel 2016 e girato quasi interamente in Italia, racconta tutto ciò che è avvenuto prima della nascita di Damien Thorne, il bambino che scopriremo poi essere l'anticristo. Era necessario un prequel? No, in realtà no. Il bello della saga di Omen, o meglio della prima trilogia, è che tutto viene messo in chiaro sin da subito. Nella Bibbia si parla di una profezia che deve compiersi, il famoso presagio del titolo. L'arrivo dell'anticristo sulla terra che crescendo acquisirà potere, influenzando le masse e portando alla distruzione del regno di Dio. Fine. I protagonisti chiaramente dovranno impedire che ciò si verifichi e che il male trionfi. Alla base di Omen c'è l'eterno conflitto tra il bene e il male, Dio contro Satana. Nel terzo, pensate un po', c'è anche un cameo di Gesù. Quindi, in primo luogo, per valutare e apprezzare appieno questo nuovo film, dovreste aver visto almeno il film originale del 76. Perché segue parecchio quella struttura lì, poi sotto certi aspetti lo fa bene, sotto altri meno bene. E questo è solo per la struttura del film. Poi se siete venuti qui sotto a scrivere vabbè, ma questo in confronto all'originale è una merda, vi rispondo con un grandissimo grazie al La saga di Omen è stata sempre caratterizzata da una trama parecchio articolata che si sviluppa durante tutto il film, una grande attenzione alla spettacolarità delle morti e da un'inquietante colonna sonora. Questo film bilancia abbastanza bene questi elementi. Ci sono solo due morti rilevanti, ma parecchio cruente. Abbiamo scene estremamente disturbanti e una colonna sonora inquietante che nella parte finale torna ad essere quella del primo film. Quindi, tanto di cappello. La trama poi si sviluppa durante tutto il corso del film, pur avendo qualche tempo morto. Sì, diciamo che in alcune occasioni il film fa un po' fatica a scorrere, ma non è qualcosa di troppo grave. Alla fine, cosa sto vedendo? Un film sulla saga di Omen, e porca miseria, lo è! È uno di quei rari casi in cui non sto assistendo ad una ciofeca a cui è stato dato un titolo famoso solo per portare gente al cinema. Sto vedendo un film facente parte di una saga che, porca miseria, mi fa capire che fa parte di quella saga. La trama racconta di sorella Margaret, che viene mandata a Roma per occuparsi di alcune giovani all'interno di un orfanotrofio gestito dalla chiesa. In questa occasione Margaret prenderà anche i voti per diventare suora. Qui conosce una ragazzina di nome Carlita Shanna. Dopo l'incontro con Carlita, Margaret inizia ad essere tormentata da alcune visioni. Visioni che l'avevano già tormentata in passato e che la porteranno a scoprire una macabra verità
e un terrificante complotto con l'obiettivo di far giungere l'anticristo sulla Terra. Sì, la trama non sembra sta gran cosa, ma l'ho sempre detto, non bisogna portare una trama innovativa, ma raccontare bene una storia tramite le immagini, visto che questo è quello che dovrebbe fare un film. In particolare l'horror deve anche impressionare, e Omen ci riesce. Ci sono delle scene realizzate in maniera impeccabile, è tutto molto visivo, non c'è quel jumpscare messo lì a cacchio di cane solo per terrorizzare un pubblico di ragazzini che uscendo dal cinema esclamano «Minchia, bro, me so terrorizzato furia!». È tutto molto ricercato, le scene sono curate, le tempistiche sono gestite bene nella maggior parte dei casi. Ripeto, ci sono dei tempi un po' morti, ma non è che non fossero presenti nei film precedenti. Oltre alla vicenda principale, il film contestualizza anche l'epoca e il luogo in cui è ambientato, e c'è spazio anche per un momento introspettivo della protagonista Margaret, che però non va a mettere in secondo piano la storia principale. Quindi anche in questo caso tanto di cappello. Tirando le somme, se volete vedere il filmetto horror del sabato sera, Omen non fa al caso vostro. Mentre se siete appassionati della saga e dell'horror demoniaco in generale, ve lo straconsiglio. Voto complessivo 6+. Dunque, la parte senza spoiler termina qui. Ora analizzeremo il contenuto più nel dettaglio, prendendo in considerazione i vari colpi di scena e il finale. Una cosa che piacerà molto ai fan del primo film è che tra i vari personaggi abbiamo anche padre Spiletto, il prete che consegna Damien a Robert Thorne, e padre Brennan, l'altro prete che mette in guardia Robert sulla natura maligna del bambino. Qui possiamo anche capire perché i due hanno un comportamento così diverso nei confronti del piccolo Damien. Si fa riferimento allo sciacallo, cosa fondamentale nella lore di Omen, poiché l'anticristo è concepito dall'accoppiamento tra tale creatura e una donna. Il nome della madre di Damien è stato cambiato, infatti dal film originale sappiamo essere Maria Shanna. Mentre qui c'è un colpo di scena. Infatti tutto il film ruota attorno al fatto che Carlita Shanna sia la madre naturale dell'anticristo, e invece no. In realtà è proprio sorella Margaret. Se devo essere sincero, non è neanche un colpo di scena così forzato, o meglio, io non l'ho ritenuto così forzato. È semplice, ma all'interno della storia funziona benissimo, perché tutto il film è incentrato su Carlita e sull'arrivo dell'anticristo, mentre sorella Margaret, insieme a padre Brennan, cerca di capire chi ci sia dietro tutto il casino. E sotto un certo aspetto potrei giungere alla conclusione che Maria sia solo un falso nome. Alla fine Margaret dà alla luce l'anticristo, cioè il figlio di Satana. Gesù è figlio di Dio nato da Maria. Damien è figlio di Satana nato da Margaret, che però ha svolto il ruolo di Maria. Quindi, visto sotto questa chiave di lettura, c'ha senso. Per essere un film di Omen, direi anche che per i nostri protagonisti va a finire anche troppo bene. Sappiamo che padre Brennan morirà nel primo Omen, mentre Margaret, Carlita e la gemella di Damien fanno perdere le proprie tracce. Sì, qui oltre a Damien, Margaret darà alla luce anche una figlia femmina e non so con questo personaggio dove vogliono andare a parare, se magari sarà presentato in un futuro sequel, non ne ho idea. Ma ha comunque senso il fatto che la donna si sia salvata. Infatti nel primo film, quando Robert e Jennings aprono la tomba di Maria Shanna, trovano solo lo scheletro di uno sciacallo, ma il corpo della donna non c'è. Poi vabbè, c'è il finale da orgasmo in cui i discepoli dell'anticristo, di cui fa parte anche padre Spiletto, fanno in modo che Damien venga adottato da Robert Thorne. E nel fascicolo hanno messo la foto dell'attore Gregory Peck. E lì ho fatto un applauso perché ci tenevo troppo a un finale collegato con il primo film. Ciò spiega anche perché Brennan mette subito in guardia Robert, mentre Spiletto gli fa adottare Damien. Sapevano entrambi di Damien, solo che uno faceva parte dei discepoli. Tanta, tanta roba. Questo è un prequel. Ripeto, era necessario? No. Ma è fatto bene, quindi non vedo perché dovermene lamentare. L'unico problema è la motivazione. Cioè, perché è arrivato l'anticristo? E questa sarebbe dovuta essere la cosa più semplice da spiegare. Perché lo dice la Bibbia, l'anticristo giungerà sulla Terra, il 666, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi al perché, la risposta è perché sì. Qui invece la motivazione è veramente, veramente banale. Il film vuole farci distinguere la Chiesa come istituzione e la Chiesa come credo. Mentre il credo vuole il bene per tutti,
L'istituzione vuole gente da controllare. E siccome la Chiesa sta vivendo un momento di crisi religiosa con l'allontanamento delle masse dai luoghi di culto, che cosa fanno? Facciamo spaventare gli infedeli richiamando l'anticristo sulla terra, così si terrorizzano e tornano da noi. Ma no, ma perché? Non c'era bisogno, era spiegato tutto in maniera chiara. Magari avrebbe avuto più senso dire sì, l'anticristo sta arrivando in questo preciso momento storico perché la gente non crede più. La crisi religiosa delle masse e della Chiesa che porta all'arrivo dell'anticristo. Fine. Quindi la motivazione di fondo non sta in piedi, per il resto è un buon film. E quindi questa era la recensione di Omen, l'origine del presagio. Un buon film horror con una storia interessante e misteriosa. Un prequel non necessario che però svolge appieno il suo compito. Voi invece cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Io nel frattempo vi saluto e noi ci diamo appuntamento ad un prossimo video.